Benvenuti a tutte sul nostro secondo canale Andy and Maid. Qui troverete tutti i video delle stagioni precedenti ricondivisi con voi. Sono video semplici e belli che potrete seguire e realizzare insieme a noi. Se vi va, iscrivetevi a questo canale, ma visitate anche il canale principale. Giù nell'info box troverete tutti i link inerenti ai materiali e al video principale, quindi seguiteci per le prossime novità. Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale, io sono Annalisa ed oggi il progetto creativo ci vedrà realizzare questo facilissimo poncio. Nasce da due rettangoli che poi saranno uniti insieme, sarebbero la parte di destra e la parte di sinistra, uniti qui al centro e poi lavorata la parte sottostante, il fascione sottostante. Vedete che è un poncio morbido, morbido da indossare, normalmente io vesto una taglia S, ma questo possiamo dire che è una bella L, abbondante, perché è molto molto largo, molto comodo. Ovviamente chi vuole può allungarlo e quindi farlo arrivare ad una lunghezza maggiore. Allora, io andrò ad avviare con il mio uncinetto numero 6 le mie 60 catenelle. Quindi faccio il cappetto, vado qui, vedete, e inizio a caricare le mie 60 catenelle. Lavoro con un uncinetto più grande così da rendere morbide le catenelle iniziali. 1, 2, 3. Allora, io ho lavorato le 60 catenelle più 3 che mi serviranno poi per girare la lavorazione. Ora cambio uncinetto e proseguo nel lavorare con l'uncinetto numero 5. Quindi, le ultime 3 catenelle rappresentano già una prima maglia di inizio lavoro, quindi 1, 2, 3, nel quarto punto vado a lavorare una maglia alta. E ora per ogni punto sottostante andrò a lavorare una maglia alta. In questo caso è come se stessimo creando un bordo di partenza, ok? Ho lavorato ovviamente con l'uncinetto più grande proprio per permettere di avere una lavorazione più morbida nella base sottostante che non tirasse troppo. Voi se avete una mano che tira potete lavorare anche tutto il resto della lavorazione con l'uncinetto 6 o un 5,5. O addirittura un 7 se avete proprio una mano stretta, stretta, stretta. Quindi ora lavorate tutto il giro a maglia alta e ci vediamo poi tra poco. Allora, dopo aver lavorato, vedete tutti i punti, ora per girare la lavorazione lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, che rappresentano già una prima maglia di inizio lavoro. Poi do 2 catenelle perché andrò a saltare 2 punti sottostanti, quindi salto 1, salto 2, nel terzo punto vado a lavorare una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e una quarta maglia alta, quindi per ogni punto sono, in questo punto sono 4 maglie alte lavorate nella stessa asolina, quindi 3 catenelle che rappresentano la prima maglia di inizio lavoro, 2 catenelle che ci occorrono per saltare le 2 maglie sottostanti, nel terzo punto 4 maglie alte. Ora 2 catenelle, risalto 1, risalto 2, nel terzo punto una maglia alta singola. Ancora 2 catenelle, salto 1, salto 2, nel terzo punto una maglia alta, 2 maglie alte, 3 maglie alte e 4 maglie alte. Vedete? Ancora, salto 1, salto 1, salto 2, 2 catenelle, 1, 2, nel terzo punto una maglia alta, 2 catenelle, salto e lavoro 4 maglie alte all'interno della stessa asolina. E 4, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, salto 2 punti, 4 maglie alte.
ripristinare tutto.